Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, ma solo di quelli di cui possiedo una copia originale. In questo video ricchissimo torniamo a parlare di console portatili per l'emulazione. Questa volta i ragazzi di Match DIY mi hanno inviato la Ambernic RG353V. Nell'impostazione ricorda molto da vicino la Miu Mini Plus, di cui vi ho parlato in un precedente video, ma che propone anche qualcosa in più a un prezzo un po' più elevato. Dopo averla provata per più di una settimana, voglio raccontarvi quali sono i punti di forza e i difetti di questo hardware dal grande potenziale. Il tutto sempre e comunque dal punto di vista del gamer poraccio. Per me ha senso valutare esperimenti del genere partendo in primis dalla facilità di utilizzo e solo dopo poi si pensa a tutti quegli aspetti più da smanettoni. Quindi se arrivate a fine video e pensate che questa console possa fare al caso vostro, vi ricordo che se l'acquistate dal sito di Match DIY potete avere uno sconto del 15% utilizzando il codice PORO al checkout. In descrizione comunque vi lascio tutti quanti i link che sono riservati però a chi si è messo in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Insomma, iscrivetevi a sto canale. Io ho detto tutto, iniziamo! Partiamo facendo chiarezza sulla nomenclatura di questi modelli, che sono indicati da due sigle molto simili ma differenti tra di loro, perché questo modello è la RG353V, ma esiste anche la versione VS. Ma contrariamente a quello che si potrebbe pensare, la VS è la meno performante. Anzi, vi dico un trucchetto per distinguere i modelli della Ambernic. La V sta per vertical, ovvero quel form factor che ricorda l'impostazione del primo Game Boy, mentre la S sta per single, ovvero la console è dotata di un solo sistema operativo. E la differenza principale tra queste due revisioni è proprio qui, che la V ha al suo interno due sistemi operativi. Abbiamo l'esperienza stock basata su Linux del sistema operativo Ambernic, che arriva installato su una micro SD da 16 GB, e poi un OS Android. Per facilitare il funzionamento di questo secondo, la RAM di sistema è stata incrementata a 2 GB e ora la 353 presenta anche 32 GB di memoria interna, dove è installato anche Android. Per il resto le due console sono uguali e presentano le stesse identiche caratteristiche hardware presenti anche sulla 353P, in commercio già da un po' di tempo. La 353V in questo caso promette di cavarsela bene, ovviamente non solo con i sistemi a 8 e 16 bit, ma anche con le prime macchine che trattavano modelli poligonali, quindi PlayStation 1, Nintendo 64, ma anche Dreamcast e PSP. A livello di prezzi abbiamo tre configurazioni della VS e tre della V. Si parte da $110 per la VS con scheda da 64 GB fino ad arrivare a $139 con scheda da 256, mentre per la V si parte da $140 con scheda da 64 GB fino alla taglia massima da 256 alla bellezza di $170. Ora sta a voi decidere se l'aggiunta di Android vi interessa o meno, ma scegliate la VS o la V, vi sconsiglio assolutamente di investire su queste micro SD provenienti dalla Cina. Prendete la meno capiente in assoluto perché si tratta di schede inaffidabili che in poco tempo vi daranno problemi di corruzione file, perdita memoria e via dicendo. Per quanto sia bella l'idea di ritrovarsi migliaia di ROM già belle che pronte, mettete in conto che dovrete rifarvi la libreria da zero e che quindi dovrete comprare una micro SD su cui archiviare i giochi. Anche di questa vi lascio un link a in descrizione. Bene, ricordandovi che questa si tratta della versione a doppio OS della RG353, procediamo all'unboxing. Proprio come la Miu, la confezione è bella compatta e super essenziale. Oltre alla console, protetta da un foglio in simil plastica o polistirolo, abbiamo un comodo manuale delle istruzioni che ci indica qualche hotkey dei due sistemi operativi, una protezione per lo schermo e un cavo USB-USB-C per ricaricare la console. Come dicevamo, la V indica un form factor verticale che si rifà al primo modello di Game Boy e quindi molto simile anche alla Miu Mini. La 353 presenta uno schermo da 3,5 pollici, esattamente come la Plus, ma a livello di dimensioni è un po' più ingombrante, seppur rimanendo sempre portatile. Spiccano ovviamente i due analogici, che hanno anche il click per i tasti L3 e R3, due input fondamentali per il gaming in 3D. In generale la console, seppur plasticosa, dà la sensazione di essere solida e robusta. I tasti sono tutti belli sporgenti e pesanti, e danno una bella sensazione al tatto. Anche il D-pad non presenta problemi
problemi nel rilevamento delle diagonali, però devo dire che ho preferito la fluidità di quello della Miu, che mi dà l'impressione di essere molto più reattivo. Ci sono però un po' di note dolenti. I quattro dorsali sul retro purtroppo non presentano alcun tipo di scanalatura, come invece accade nella Miu Mini Plus, e arrivare ai tasti più interni senza toccare L2 e R2 non è così semplice. So che a vedersi la disposizione dei due analogici è orrenda e sembrano quasi aggiunti a caso, ma alla fine come posizione non l'ho trovata così assurda. Più che altro l'analogico destro risulta utilizzato pochissimo e forse sarebbe stato meglio non implementarlo, anche perché visto che quando poi si utilizzano entrambe le levette diventa praticamente impossibile utilizzare gli altri tasti frontali. Purtroppo però, nonostante le dimensioni maggiorate, ho trovato decisamente più scomoda da impugnare questa console rispetto alla Mini Plus e sembra ci sia veramente troppo poco spazio tra un tasto e l'altro, e le mie manone purtroppo ne risentono. La situazione migliora abbastanza con questo grip che potete sempre trovare sul sito di Match DIY, perché l'impugnatura riallinea la posizione delle dita e sia i tasti frontali che i dorsali e trigger sul retro diventano molto più semplici da premere. Insomma, secondo me questa console paga un po' lo scotto di aver voluto inserire tanto, forse troppo, in uno spazio così ridotto. Vediamo ora funzionalità di sistema e connessioni varie. Sulla parte frontale abbiamo il tasto Function che ci permette di richiamare il menu del sistema operativo e anche il Quick Menu di RetroArch. Sulla sinistra in alto i due tastini per regolare il volume, in basso una porta USB-C per la ricarica, mentre sul lato destro il tasto di accensione, quello di reset e anche le due slot per le micro SD. In quella superiore abbiamo la micro SD con installato sopra il sistema operativo Linux, mentre nella seconda abbiamo la memoria esterna dove posizionare le ROM. E visto che ci sono, vi consiglio nuovamente di cambiare il prima possibile la micro SD con una marca affidabile, per evitare eventuali e non così improbabili sorprese in futuro. Sulla parte superiore abbiamo il jack da 3.5 mm per connettere delle cuffie e poi un grande plus rispetto alla Plus, ovvero un output mini HDMI per collegare la console a uno schermo esterno e una presa USB per periferiche come controller. Sì, questa 353 ha la possibilità di inviare il segnale video e diventare una sorta di switch, ma ricordatevi che avrete bisogno di un adattatore video per collegarla con un classico cavo HDMI allo schermo. Mentre per la presa USB vi confermo che vede al volo controller come il DualSense. L'unica cosa ovviamente è che dovrete rimappare i tasti dalle configurazioni di sistema. Ma passiamo all'esperienza vera e propria, partendo dal sistema operativo Linux. L'Umbernic ci mette un po' ad avviarsi, più di 20 secondi, perché sospetto faccia il refresh delle ROM ad ogni avvio. La cosa positiva è che vi troverete tutto organizzato appena la console entrerà in funzione, e l'OS di Umbernic offre tutto quello che ci si aspetta da una consolina del genere. Un'esperienza organizzata in schede che vanno di sistema in sistema e dalle grafiche un po' cringe, ma abbastanza funzionali. Il sistema operativo permette un bel po' di personalizzazione, anche se su alcune scelte è abbastanza controintuitivo. Ad esempio, per accedere alle impostazioni più importanti non bisogna andare nella scheda settings né premere il tasto function, ma quello start, che ci aprirà un menu per configurare praticamente tutto, dalla UI fino alle impostazioni del wifi. Per quanto riguarda l'emulazione siamo su ottimi livelli, le dimensioni dello schermo gli permettono di riprodurre tutti i sistemi in 4 terzi senza dover strecciare le immagini e per i sistemi a 8 e 16 bit non ho riscontrato problemi di sorta. Poi grazie al quick menu di RetroArch, accessibile tramite il tasto function, è possibile cambiare in pochissime mosse alcuni aspetti fondamentali dell'emulazione, come ad esempio i filtri video del Game Boy o la risoluzione dei titoli Nintendo 64, che di base sono tutti settati a 240p. Con i sistemi in 3D, ecco, le cose si fanno un po' più complesse. Ad esempio, non ho riscontrato particolari problemi con l'emulazione PS1 e anzi, morivo dalla voglia di provare Ape Escape, un gioco pensato proprio per sfruttare il doppio analogico, un titolo cucito su misura sull'allora appena commercializzato DualShock. Anche qui, agendo brevemente sulle impostazioni di RetroArch, è possibile settare con facilità i tasti della Umbernic proprio come se si trattasse di un doppio analogico PlayStation. Ho trovato purtroppo qualche piccola incertezza con il Nintendo 64. La maggior parte della libreria gira senza artefatti e ha un buon framerate, però alcuni dei titoli più rognosi da emulare, come ad esempio Conkers, presentano dei cali di framerate evidenti e anche qualche stuttering audio e video, una situazione che ad esempio si ripete anche su Smash. Sono problemi che si possono risolvere tramite la selezione dei profili emulatore, ma è una soluzione che richiede di perdere un po' di tempo e qualche passaggio aggiuntivo andando a tentativi.
e Dreamcast gira molto meglio di quanto mi sarei aspettato anche su Linux, e titoli come Crazy Taxi, Soul Calibur e Virtua Tennis sono una goduria da giocare su questa Hibernic. Un po' più incerta è invece l'emulazione PSP, dove i titoli più pesanti mettono sotto stress il chip della 353 e le performance subiscono dei cali notevoli. Guardate ad esempio come gira God of War. Purtroppo siamo lontani da quelli che ritengo degli standard accettabili, per carità, niente di ingiocabile, però non aspettatevi l'emulazione perfetta di questa portatile Sony. Quindi dal punto di vista Linux abbiamo un'ottima piattaforma per l'emulazione, che non offre però nulla di miracoloso, ma di sicuro una libreria più ampia rispetto alla MIUI Mini Plus. Però non dimentichiamoci che c'è anche Android, e qui le cose si complicano, ma iniziano a farsi anche decisamente più interessanti. Di base abbiamo un'emulazione più sporca, che spesso richiede dei settaggi manuali degli emulatori per aggiustare la qualità dell'immagine e le performance. Quindi, se avete tempo da perdere appresso a questi settaggi, molto spesso si ottiene un risultato finale superiore a quanto proposto con il sistema stock basato su Linux. E poi c'è anche il pieno supporto al touchscreen, che invece non viene rivelato correttamente sul primo OS. Questo significa che dopo aver perso un po' di tempo sui settaggi di Drastic, la 353 diventa un'ottima macchina per l'emulazione del Nintendo DS. Certo, bisogna destreggiarsi un po' tra lo switching dei due sistemi e non c'è tutto questo spazio per avere una visuale completa dell'azione dividendo in due lo schermo dell'Hibernic, però tolti questi compromessi, i giochi girano che è una meraviglia. Quindi, se vi interessa Nintendo DS, tenete a mente questa soluzione. Ora, molti di voi adesso staranno pensando che vi ho trollato alla grande mettendo in copertina l'emulazione GameCube, ma vi posso garantire che non si è trattato di un becero clickbait, perché grazie al potere del modulo Wi-Fi e di Android, tramite Moonlight è possibile eseguire lo streaming dal proprio PC. Quindi, avviando un software su PC, è possibile giocare in tempo reale, tramite connessione internet, su questa 353, e il potenziale dell'emulazione diventa sconfinato. Però parliamoci chiaro, si tratta di una soluzione che non mi sento di consigliare. Non tanto per la reattività dei comandi, che è ottima una volta scelte le giuste impostazioni, ma più che altro perché ci vanno di mezzo tantissimi passaggi che potrebbero scoraggiare il 99% degli utenti. Io ho perso un paio di ore solo per abbandonare il game stream di Nvidia e passare a Sunshine, e mi riferisco al programma di Host, non a Super Mario. Insomma, è una bella feature, ma non credo che rappresenti il fulcro di questa consolina. Quello che mi ha sorpreso è invece la facilità con cui il software si adatta all'uscita HDMI, e su Linux l'esperienza è perfetta nella sua semplicità. L'output presenta le proporzioni giuste e non tenta di strecciare le immagini secondo la risoluzione dello schermo esterno, situazione inversa invece su Android, che ancora una volta richiede dei passaggi aggiuntivi per ottenere quello che su Linux viene presentato in automatico. C'è però un grande però: da Linux non sono riuscito a far riconoscere il controller Bluetooth, né quello Xbox né il DualSense. Mentre da Android l'operazione è stata semplicissima. Se volete rimanere su Linux, la buona notizia è che sfruttando la porta delle periferiche USB è possibile collegare questi controller senza problemi, trasformando così la RG353 in una console fissa a tutti gli effetti senza il minimo sforzo, ma con il controller cablato. Vedete voi se è un compromesso accettabile. Tiriamo un po' le somme su questa console. Abbiamo un'emulazione solida, che soffre però quando si va a cercare titoli 3D un po' più esosi. In generale però l'esperienza utente su Linux è ottima e consente di giocare a centinaia e centinaia di titoli senza il minimo sforzo. Poi, chi ha voglia di combattere un po' con Linux o la pazienza di mettersi a installare un custom firmware, riuscirà a sbloccare tutto il potenziale della 353, che va detto, va ben oltre quello che si riesce a fare con la Mini Plus. Io per esempio ho scalfito soltanto la punta dell'iceberg quando si tratta di funzionalità Android legate al Wi-Fi e al Bluetooth. La differenza di prezzo però inizia a farsi sentire e come al solito dipende tutto da quello che cercate. Ad esempio, se vi interessa l'emulazione DS o avere una sorta di Switch poraccia al 100%, io andrei ad occhi chiusi su questa Hibernic. Però, se posso, vi do due consigli. Innanzitutto andate di modello V, quello un po' più costoso, ma scegliete la microSD meno capiente. I soldi risparmiati li riutilizzerete comunque per una nuova microSD e qualche accessorio come l'adattatore HDMI. E inoltre, se avete già in mente sistemi che avete intenzione di emulare, prima di tutto fatevi qualche ricerca su YouTube per vedere effettivamente se quei determinati giochi girano nel migliore dei modi possibili oppure se possono raggiungere una qualità accettabile con i dovuti accorgimenti dei setting di RetroArch. Non date mai per scontato che queste consoline riescano a emulare tutto quanto senza problemi, anzi,
molto spesso bisogna metterci le mani sopra per raggiungere un risultato ideale. E questo è un consiglio che vale per questa 353 come per la Mini Plus e qualsiasi altro device Linux o Android. Fortunatamente, associando il nome della console a un qualsiasi gioco, molto spesso si trovano già degli eroi che hanno fatto i test al posto nostro. E questo è un passaggio fondamentale per evitare brutte sorprese dopo l'acquisto. Io penso di aver detto tutto, ringrazio ancora una volta i ragazzi di Match DIY per avermi inviato questa console e vi ricordo che utilizzando il codice PORO al checkout potrete ricevere il 15% di sconto sull'acquisto di una RG 353. In descrizione trovate tutti i link e io vi aspetto qua sotto nei commenti per rispondere alle vostre domande su questa console portatile. Noi ci vediamo presto con un nuovo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo Ambernic tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono Poro fa caldo, Michele c'ho caldo, ciao, vado a scogliarmi. Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! E dopo averla testata per più di una settimana, sono pronta a dirvi la mia su questa retro console.